Alla Chiesa della Pietà si celebra Don Luigi Caturano. Il sindaco Pepe elogia l'Asia S.p.A. Benevento Calcio, Rinaldi, Germinale e Bolzan rescindono il contratto. Benvenuti all'informazione di LTV. La recente approvazione del bilancio Asia con un avanzo di circa 630.000 euro dimostra innanzitutto come sia possibile gestire in maniera totalmente pubblica un settore tanto delicato quanto di grande impatto sociale come quello dei rifiuti. Questo è il primo commento del sindaco Fausto Pepe che, a proposito delle politiche messe in campo dalla municipalizzata, ha voluto rivolgere i complimenti al management aziendale e al presidente Lucio Lonardo. Ai vertici dell'Asia, ha dichiarato il primo cittadino, insieme ai doverosi complimenti per l'oculata gestione, rivolgo anche un invito a proseguire nell'azione di contrasto al degrado e alla sporcizia. I risultati raggiunti sulla raccolta differenziata devono trovare un adeguato contraltare nella gestione dello spazzamento delle strade e in generale nel decoro, che deve diventare una peculiarità della città. Al raggiungimento di questo risultato risulta decisivo il contributo dei cittadini. All'azienda invece l'onere di organizzare un servizio sempre più efficiente. Ai dipendenti Asia, ha concluso il sindaco, oltre che ai vertici aziendali, va il mio personale ringraziamento per quanto realizzato sino ad oggi. Comunemente è il nome dell'iniziativa assunta dai consiglieri comunali di opposizione a Palazzo Mosti. Si tratta della richiesta di inserire all'ordine del giorno dei prossimi consigli comunali alcuni argomenti ritenuti di particolare importanza per la città. Essi saranno di volta in volta proposti a partire da venerdì. Sono stati aperti i termini per iscriversi al progetto GOL, Giovani Orientamento al Lavoro, presentato alla Villa dei Papi alla presenza di un gran numero di allievi delle scuole superiori del Sannio, dei loro docenti e dell'ufficio scolastico provinciale. Chi è interessato a partecipare a questo programma di apprendistato per il lavoro deve presentare un'istanza entro e non oltre il 14 giugno al seguente indirizzo: provincia di Benevento, piazza Castello, Rocca dei Lettori, settore cultura, turismo, sport e pubblica istruzione. Per maggiori informazioni, scaricare la domanda di iscrizione, occorre consultare l'albo pretorio online della provincia all'indirizzo www.provincia.benevento.it oppure telefonare i numeri 0824 77 44 13 oppure 0824 77 44 57. È il professore Umberto Villano, il direttore del nuovo Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio. Unico candidato, lunedì scorso è stato eletto all'unanimità dal Consiglio di Dipartimento, con 55 voti a favore su 55 elettori, 72 gli aventi diritto. Villano, 54 anni, dal 1998 è docente dell'Ateneo Sannita. I carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione all'ordine di sottoposizione a misura di sicurezza emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Benevento nei confronti di un 28enne nullafacente beneventano, già noto alle forze di polizia. Il pervenuto, verso la fine del mese del trascorso mese di aprile, aggredì un medico all'interno dei locali del centro di igiene mentale ubicato in via dell'Angelo, dapprima minacciandolo ed intimidendolo, per poi passare successivamente alle vie di fatto, aggredendolo con violenza al volto e alla testa, procurandogli lesioni gravi che hanno costretto il professionista a far ricorso suo malgrado ai suoi colleghi del pronto soccorso del locale ospedale civile e ad interessare nella drammatica vicenda i carabinieri. Denuncia per ricettazione e controlli presso un deposito di materiale ferroso in via Pisacane. È la conclusione di un servizio straordinario Action Day portato avanti dalla squadra mobile della questura. Denunciato un uomo che aveva all'interno della propria azienda un motociclo Honda 125 in custodia giudiziaria presso una ditta di Benevento. Ad Arpaise, un 38enne irpino, mentre stava cercando di riparare un mezzo agricolo, è caduto dal tetto del suo capannone. Per lui un volo di 5 metri e ricovero all'ospedale civile per varie lesioni. L'ex ministro Rosa Russo Iervolino in città per i 60 anni di attività di Don Luigi Caturano, la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Nostalgie e tanti ricordi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Benevento per la celebrazione dei 60 anni del centro turistico giovanile e i 50 anni dell'associazione ANSPI La Pietà. Il fulcro di tutto questo è rappresentato dalla figura di Don Luigi Caturano, storico parroco della Chiesa della Pietà, che in 60 anni di attività ha raccolto attorno a sé i ragazzi della zona, costituendo anche una squadra di calcio.
Divenuto assistente ecclesiastico del centro turistico giovanile, ne fece una fucina di idee e una scuola di formazione civica. Dall'intensa attività turistica nacque l'idea di costituire un villaggio a Campitello Matese, stazione sciistica in fase di lancio. Non contento, ad Itri, in provincia di Latina, diede vita al villaggio turistico Regina Maris. Don Luigi voleva soprattutto aggregazione e chiedeva il rispetto reciproco. Era solito attuare la pratica del bastone e della carota. Un sacerdote aperto ai giovani, ma anche duro sull'aspetto religioso. Chissà quanti ragazzini dei bei tempi andati, anche chi vi parla, ricordano il bonario avvertimento di Don Luigi: se la domenica non viene a messa, non entrerai nella sala giochi della Pietà. E con questo metodo ha formato generazioni di ragazzi con straordinaria lungimiranza e fermezza. Ha sostenuto, formato, entusiasmato, abbattuto pregiudizi, liberato energie e spianato percorsi. C'è una disponibilità totale verso i ragazzi. Un servizio ai ragazzi e portarli a crescere spiritualmente e moralmente, questa è la cosa importante. Però con attività grosse le abbiamo portate a Parigi, le abbiamo portate dappertutto e quindi sono cose che hanno lasciato molto, circa 10.000 i ragazzi che sono passati verso noi, sono tutti professionisti, adulti, genitori, nonni, che hanno fatto delle cose molto belle. Ora, però c'è stato un calo non di presenza nei nostri riguardi, ma una poca disponibilità dei ragazzi a mortificarsi, ad accettare le norme. E allora viene un po' il dubbio. Che cosa sta succedendo? La società è cambiata. Allora noi abbiamo fatto questa celebrazione per una rimpatriata generale a tutti quanti noi. E poi dire chi vuole dare una mano per continuare questo discorso, ecco, questo è il motivo per cui abbiamo fatto questa manifestazione. Ma qui, ripeto, sono cose, se lei guarda, ogni volta, ogni soggiorno c'erano non solo firme di ragazze, cioè, ma ci stavano delle cose meravigliose, scrivevano le varie giornate, quindi ci sta proprio, sono al minimo 10.000 di fotografie che purtroppo ho tirato tutte io, e sono cose, speriamo di poter ricominciare meglio ancora in questa direzione. Ospite d'onore della serata, l'onorevole Rosa Russo Iervolino, già sindaco di Napoli e più volte ministro, la quale ha paragonato Don Luigi a Don Giovanni Bosco e successivamente ha parlato bene della città di Benevento. Presenti alla cerimonia il sindaco Fausto Pipe, l'arcivescovo Andrea Muggione, l'assessore comunale ai lavori pubblici Cosimo Lepore e il presidente delle ACLI Filiberto Parente. Per la Chiesa e non solo servirebbero tanti di Don Luigi. Beh, ma Don Luigi direi che è una persona assolutamente eccezionale, che ha fatto delle cose miracolose guardando lontano. Io lo seguo più o meno dall'inizio, perché io ero abbastanza giovane, nel 53, però lo seguiva mia madre. E quindi ho visto con quanto impegno, con quanta fantasia e anche con che capacità di mettere insieme direi cultura, sport, svago, solidarietà, attenzione per chi è più debole, con una miscela che veramente ho visto che fra le cose che hanno scritto di lui hanno detto che è un nuovo Don Bosco. Io non voglio enfatizzare nulla, però tutte le caratteristiche per esserlo ce l'ha Don Luigi. La classe terza A del liceo linguistico Guacci di Benevento ha organizzato uno spettacolo in lingua spagnola, Adolesce me parece, che si terrà presso l'auditorium del Santuario Sacro Cuore di Gesù il 30 maggio alle 11.30 con replica alle 20. Si terrà giovedì 30 maggio alle 16 presso il Palazzo del Volontariato al Viale Mellussi il seminario tematico dal titolo Stalking, Mobbing e diritti dalla parte delle donne, organizzato dall'associazione Simposio ACLI, finalizzato nell'ambito della microprogettazione sociale del CESVOB. L'Unitalsi di Benevento comunica che gli sforzi fatti fino ad ora insieme a tutti quelli che ci hanno sostenuto, scrive una nota, sono diventati realtà. La Casa Famiglia per Diversamente Abili, dopo l'inaugurazione di settembre scorso, aprirà a breve.
Il sogno nasce dalla volontà di dare a tutti la possibilità di vivere dell'intimità di una famiglia in un contesto nel quale a ciascuno sia data l'opportunità di poter esprimere la propria bellezza del cuore e di valorizzare le proprie capacità. Il 30 maggio alle 18 si terrà un incontro con tutti gli amici diversamente abili dell'Unitalsi e non solo, con le rispettive famiglie, presso la sede del centro sociale Più Bello Insieme, in via Firenze, al Rione Libertà di Benevento, per presentare le iniziative e le attività estive. L'onorevole europarlamentare Clemente Mastella ha incontrato il commissario europeo alla salute, Tonio Borg, per insistere sulla necessità di prevedere un piano d'azione strategico a livello europeo in grado di prevenire e controllare la diffusione delle malattie epatiche. Abbiamo chiesto al commissario Borg, ha detto Mastella, di aiutarci nella realizzazione e nel finanziamento dei piani nazionali di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. L'Europa deve promuovere l'investimento di risorse e fondi per l'innovazione e diffondere l'utilizzo di questi nuovi farmaci che hanno un forte impatto sulla popolazione affetta da epatite, in modo da assicurare un ampio accesso alle cure per tutti i cittadini europei. Rendere felice un uomo significa meritare di essere uomo. Con questa celebre frase di Jean-Jacques Rousseau è stata accolta la platea giunta numerosa per l'inaugurazione della cooperativa sociale Kairos, tenutasi presso il Salone Sacro Cuore Parrocchia Cappuccini a Benevento. A dare il benvenuto è stata la presidente della cooperativa Anna Maria Cavuoto, che ha spiegato il significato della parola Kairos, dal greco momento giusto, opportuno o tempo di Dio. In un periodo in cui qualcosa di speciale accade, ha aggiunto la Cavuoto, perché non rendere speciale la scelta, la persona, la cooperazione come risposta alle esigenze attraverso l'occupazione giovanile? Inoltre, ha continuato la Presidente, la cooperativa intende raggiungere i propri obiettivi aiutando minori ed anziani a valorizzare le proprie qualità. Le iniziative del servizio minori sono state illustrate dalla responsabile Natascia Fetto, che ha voluto ribadire quanto sia importante per la cooperativa mettere al centro l'individuo attraverso la valorizzazione delle capacità relazionali e creative dei ragazzi. Avvalendosi della dottoressa Daniela Alzaruolo, psicologa della cooperativa, saranno svolte anche attività di musicoterapia e di teatro terapeutico. Il noto arbitro di Serie A, Carmine Russo, giovedì 30 maggio incontrerà gli studenti del Galilei Vetrone presso l'Ala Magna dell'istituto alle 17 e incontrerà il piano Cappelle. Giovedì 30 maggio alle 17.30 presso il convitto Giannone in Piazza Roma, la psicologa Immacolata Masone presenterà la relazione conclusiva del progetto ABC, l'alfabeto delle emozioni, svoltosi presso le scuole medie Pascoli e convitto Giannone. Sempre giovedì 30 maggio alle 19 nel cartellone di musica al convitto si terrà il concerto di Fiorella Maria Berruti al pianoforte e Giuseppe Morante al violino. In programma musiche di Mozart, Schumann, Liszt, Brahms e altri. L'evento si svolgerà nella sede del convitto Giannone in Piazza Roma. Dopo aver spopolato sul web con il video del brano North Porcellin, pubblicato in esclusiva sul canale di Onda Rock, i Gramophone, quintetto ebolitiano del sound sperimentale, porteranno la loro musica al Morgana Club di Benevento alle 22.30 del 30 maggio. Nell'ambito della rassegna di musica antica organizzata dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento, torna La Luna e la Follia, spettacolo di danza, poesia e musica antica sui testi di Italo Calvino e Ludovico Ariosto. Dopo la performance dello scorso dicembre, la stessa sarà riproposta giovedì 30 maggio alle 18 ad Ugenta. La Luna e la Follia sarà replicato anche venerdì 31 maggio nel contesto dell'undicesima edizione di Musica Antica all'Aventino, Barocco Music Festival, che si terrà presso la Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio a Roma. Anche quest'anno la denuncia dei redditi potrà essere accompagnata dalla dichiarazione del contribuente di voler destinare il 5 per mille della sua imposta sui redditi ad un'associazione titolata a riceverlo. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Benevento è tra i destinatari di tali benefici che per il contribuente non comportano nessun onere o spesa. Sport, il Benevento Calcio lavora per allestire la rosa che dovrà disputare la prossima stagione. Dopo Rinaldi e Germinale, Riccardo Bolzan ha firmato la rescissione consensuale. A seguito di questo, stessa sorte anche per Giacomo Cipriani. La società ringrazia l'attaccante bolognese per l'impegno dimostrato.